Per te. Tu sei una cosa grande a me. Quest'oggi siamo a casa di Stefano Larizza, eh, premio Basserpigna, eh, siamo quasi al giro di boa di queste votazioni. Stefano Larizza risulta tra i più votati. Tra tutte le categorie del premio. A che è dovuto? Buon pomeriggio, amici di Bassarpini. Beh, al giro di boa, quasi, perché manca ancora un mesetto, se non sbaglio, alla fine delle votazioni. A che è dovuto? Penso all'affetto del pubblico che ogni giorno mi sostiene con il proprio voto. Sono un po' abituato al sostegno del mio, del, mio, del mio pubblico perché anche in altre occasioni, come quando partecipai a Buona Domenica su Canale 5, risultai vincitore a carattere nazionale. Quindi. Un po' diciamo che mi aspettavo che anche in questa occasione il mio pubblico mi sostenesse. Qual è il passato discografico di Stefano Larizza? All'attivo sei eh, lavori discografici, sto preparando anche un nuovo disco con uh, collaborazioni importanti, l'ultimo in ordine cronologico è Respiro Musica, che mi ha dato molte soddisfazioni e che ho presentato anche nell'anfiteatro Adavella di recente quando ho presentato lo spettacolo. Uh, che ha visto protagonisti alcuni comici di Made in Sud come Nello Yorio e Poi Schettino, che non fa parte de dei comici di Made in Sud, ma è comunque un comico a carattere nazionale. Quindi in quell'occasione presentai alcuni brani del disco Respiro Musica e adesso sto preparando nuovi singoli che usciranno penso per la prossima estate. Insomma. Che idea si è fatto Stefano Rarizza di questa iniziativa di Basserpine, questo premio? Senz'altro un'ottima idea, anzi, ne approfitto per farvi i complimenti per questa iniziativa, che comunque dà la possibilità a molti artisti e non di eh, mettersi in mostra, ancora più in mostra. E per quanto riguarda la mia categoria, credo abbiate fatto una scelta di qualità. Eh, anche se mh, soltanto una, un candidato non conosco personalmente, mi riferisco a colei che mi sta dando filo da torcere effettivamente, Maria Rosella Cenni, e sinceramente eh, pensavo di giocarmela con qualche altro candidato proprio perché li conosco personalmente e conosco i loro trascorsi artistici, conosco Nicola o e Gennaro, però mh, devo dire che anche appunto la signora Cenni ha una bella fetta di pubblico e vedremo alla fine chi la spunterà. Quindi complimenti a Basserpigno perché vedo che comunque il sito... È stato preso d'assalto, vuol dire che l'iniziativa è piaciuta a tutti, e anzi i miei sostenitori mi dicono che più di una volta il sito comunque magari è inaccessibile perché data la mole di, di persone che comunque quotidianamente si connettono per votare, quindi complimenti e benvengono queste iniziative da parte vostra, che non siete assolutamente noi perché non per sponsorizzarvi ma fate tanto per questo paese per la comunità insomma, e per la Bassa Elpina in generale, quindi complimenti. In caso di vittoria a chi lo dedicherai questo premio? Sicuramente al pubblico che, che si sta operando per votarmi e che mi ha sempre sostenuto, come ho detto in precedenza, al mio, al mio pubblico. Artisticamente vivo per loro, anche perché lavoro quattro giorni a settimana, a volte anche cinque, riuscendo a riempire i locali in cui lavoro. E quindi è grazie a loro che esisto artisticamente. Non potrei che dedicare a loro eh, un'ipotetica vittoria. Insomma. Hai adesso l'occasione per fare di nuovo un appello ai tuoi sostenitori a votarti. Sì, continuate a farlo e vi ringrazio, come ho fatto anche sul mio profilo Facebook, lo dico anche ai microfoni di Basserpini, continuate a farlo perché manca, penso, ancora un mesetto, se mi confermi, fino alla fine di novembre e alla fine festeggeremo, spero di festeggiare insieme a voi questa, questa vittoria, quindi non vi stancate eh, di eh, continuare a sostenermi quotidianamente sul sito www.basarpino.it nella homepage, quindi grazie di cuore per quello che state facendo. 27 dicembre ci sarai quindi sul palcoscenico, ci riserverai qualche sorpresa? Sì, colgo questo invito al volo, se mi farà piacere cercherò di prepararvi qualche brano del mio repertorio e magari non lo so, vi riserverò qualche sorpresa. Intanto penso a a quella serata e a come e in che modo esibirmi, insomma, quindi sicuramente vi servirà una sorpresa. Noi ringraziamo quindi Stefano Larizza per questo contributo e vi invitiamo sempre a votare per il premio Basserpinia.